15enne arrestato per omicidio, faceva parte del gruppo responsabile dell'uccisione di Luana Mariani, la donna di Forte dei Marmi uccisa nel corso di una rapina nella sua abitazione. 3 milioni e mezzo per gli alluvionati, i contributi della regione andranno anche alle famiglie della provincia di Lucca colpite dal maltempo di luglio e settembre. Carnevale, ecco il commissario, è Stefano Pozzoli, commercialista e docente universitario, il commissario designato dalla regione per la fondazione di Palazzo delle Muse. Alla scoperta del cibo, presentato a Palazzo Mediceo il libro di Fabrizio Dio l'aiuti che ci spiega che cosa mangiamo con moltissimi consigli e curiosità. Lo sport e la Virtus torna in rosa mentre nel weekend i ragazzi partecipano alle finali nazionali di atletica leggera, la società sceglie di tornare a gestire anche il settore femminile. Spal lucchese tra calcio e storia, la gara di Lega Pro di domenica prossima è una vera e propria classica della Serie C. Buonasera, bentrovati a questa nuova edizione del TG Noi. In primo piano la cronaca e gli sviluppi dell'inchiesta sull'omicidio di Luana Mariani, l'anziana di Forte dei Marmi che venne uccisa nel corso di una rapina nella sua abitazione. La questura ha chiuso le indagini arrestando anche un 15enne romeno. È un 15enne, il quarto arrestato per la morte di Luana Maria Mariani, l'anziana uccisa durante un tentativo di rapina nella sua casa di Forte dei Marmi il 4 aprile scorso. Durante una conferenza stampa, il questore Claudio Cracovia e il capo della squadra mobile Virgilio Russo hanno illustrato i dettagli dell'operazione, insieme agli uomini del commissariato di Forte dei Marmi che hanno preso parte alle indagini. Per l'omicidio erano già state arrestate nei mesi scorsi 3 persone, mentre un quarto uomo venne scarcerato perché il risultato estraneo alla vicenda. Gli investigatori erano stati tratti in inganno dal fatto che avesse lo stesso soprannome del quindicenne, il Grosso. Questo nome era emerso durante delle intercettazioni, ma grazie alle testimonianze di alcuni cittadini di Forte dei Marmi, che avevano osservato le immagini delle telecamere di sorveglianza diffuse dalla polizia, si è potuto accertare che quello indicato dalle intercettazioni era il minorenne. Con un'operazione congiunta con la polizia romena, è stato dunque rintracciato il ragazzo, che sarà estradato nelle prossime ore. Si chiude dunque il cerchio intorno a questa vicenda che ha scosso l'intera cittadina versiliese e per la quale si era interessato direttamente anche il sottosegretario alla giustizia Domenico Manzione. Ma la svolta è stata innanzitutto una perfetta conoscenza del territorio e del sottobosco criminale della zona e poi la grande collaborazione da parte dei cittadini che ci ha permesso attraverso individuazioni fotografiche di orientare fin da subito una oculata pista investigativa e poi anche il grande lavoro da parte del nostro personale, della squadra mobile, della Questura di Lucca e del commissariato di Forte dei Marmi. Con una legge regionale sono stati stanziati 3 milioni e mezzo per le famiglie colpite dal maltempo di luglio e settembre, non solo in provincia di Lucca ma anche a Pisa, Firenze, Pistoia e Prato. Vediamo il servizio. Il Consiglio regionale ha votato la proposta di legge che stanzia 5 milioni di euro come contributo straordinario alle famiglie e agli enti locali colpiti dagli eventi meteorologici di luglio e settembre. Le province interessate sono quelle di Lucca, Firenze, Pisa, Pistoia e Prato. Nel comunicare la notizia, il presidente Enrico Rossi ha specificato che 3 milioni e mezzo saranno destinati alle famiglie le cui abitazioni sono state danneggiate, mentre 1 milione e mezzo al comune di Cerreto Guidi per le somme urgenze. I parametri per ottenere contributi per le famiglie sono un reddito ISEE del 2013 fino a 36.000 euro ed il limite massimo di fondi erogati saranno 5.000 euro a famiglia. Rossi ha anche scritto al Presidente del Consiglio Renzi per coinvolgere il Parlamento in una legge che migliori il sistema di protezione civile e la prevenzione nella cura del territorio per evitare di dover ricorrere sistematicamente alle somme urgenze, eliminando i pericoli alla base. Torniamo alla cronaca, andiamo a Capannori. Queste immagini sono state girate all'incrocio della Madonnina sulla via Pesciatina a Lunata. Si tratta di un incidente senza gravi conseguenze per gli automobilisti, ma se ne stanno ripetendo diversi in questi giorni, dato che il semaforo, avete visto anche nelle immagini, è lampeggiante. Il sistema semaforico, infatti, è fuori servizio da quasi 2 settimane. Aveva ripreso a funzionare alcuni giorni fa,
ma poi appunto è tornato di nuovo lampeggiante e sono iniziati gli incidenti. Forse sarebbe il caso che il semaforo venisse rimesso in funzione proprio per evitare altri scontri a questi incroci. Andiamo a Viareggio per la nomina del commissario della Fondazione Carnevale. Lo ha designato la Regione e si chiama Stefano Pozzoli. Via libera della Giunta regionale al commissariamento della Fondazione Carnevale di Viareggio per evitarne l'estinzione e rimettere conti in pari. Il presidente della Regione Enrico Rossi ed il sindaco Leonardo Betti avevano parlato e discusso nei giorni scorsi arrivando ad un'intesa. Martedì la Giunta ha votato la decisione, dando mandato ai propri uffici di procedere e proponendo anche il nome di chi dovrà guidare la Fondazione, ovvero il commercialista e docente universitario Stefano Pozzoli. Il commissario rimarrà in carica 9 mesi e avrà il compito di risanare e riordinare i conti in modo da poter realizzare l'edizione 2015 del Carnevale. Il commissariamento dell'ente si era reso necessario a seguito delle dimissioni in massa del CDA guidato da Stefano Pasquinucci, in aperto disaccordo con la gestione economica del Comune nei confronti della Fondazione. E adesso parliamo di politica. Parliamo delle possibili candidature al Consiglio regionale. Si vota il prossimo anno per il rinnovo del Consiglio regionale della Presidenza della Regione. La segretaria del Partito Democratico di Capannori, Lia Miccichè, chiede al Partito Territoriale di prendere in considerazione una candidatura capannorese per le elezioni del Consiglio regionale del prossimo anno per rappresentare a Firenze la Piana e la provincia di Lucca. Si ipotizza che la Miccichè alluda all'ex sindaco Giorgio Del Ghingaro, ma la segretaria non indica nel comunicato nomi specifici. Di contro invece il segretario comunale del PD di Lucca, Francesco Bambini, appoggia l'appello dei sindaci che c'è stato nelle scorse ore alla candidatura a consigliere regionale del presidente della provincia Stefano Baccelli. Per approfondire questo argomento abbiamo contattato l'ex sindaco di Capannori, Giorgio De Ghingaro, che non so se è in collegamento telefonico in questo momento con noi, chiedo conferma. De Ghingaro, mi sente? Sì, buonasera, la sento. Buonasera De Ghingaro e grazie di essere nostro ospite telefonico in questa edizione del TG Noi. Stavamo dicendo del comunicato della segretaria del PD di Capannori, Lia Miccichè, che propone una candidatura capannorese senza specificare il nome. Tutti pensano al nome dell'ex sindaco di Capannori, ovvero il suo. Siccome c'era già stato anche nelle scorse settimane un analogo comunicato, un'analoga presa di posizione da parte dell'attuale sindaco di Capannori, Luca Menesini, le chiediamo direttamente, senza giri di parole, se lei è intenzionato a candidarsi al Consiglio regionale. Ma guardi, rientro da 2 giorni di lavoro fuori Lucca, quindi non ho letto questi comunicati e non ho ascoltato quelle dichiarazioni a cui lei faceva riferimento. Senta, io ho terminato il mio mandato di sindaco 4 mesi fa, mi sto occupando a tempo pieno del mio lavoro, della mia professione, alla quale tengo molto, quindi ascolto come lei queste indicazioni, ma non ho assolutamente approfondito nulla e non ho sentito nessuno in tal senso, per cui prendere qualsiasi tipo di posizione sarebbe assolutamente ridicolo in questo momento. Quindi lei è in attesa, diciamo, però mi sembra di capire che per il momento sta bene dove si trova, cioè con il suo lavoro dopo appunto questi anni passati da sindaco. Ma guardi, io ho fatto 10 anni straordinari alla guida di Capannori. La mia più grande vittoria è stata la terza, e cioè quella di Luca Menesini, che ha consacrato un cambiamento politico del comune di Capannori a favore del centro-sinistra. È stato un lavoro bellissimo, straordinario, e io ringrazio naturalmente le attestazioni di stima che sento il partito rivolge nei miei confronti e lo stesso sindaco. A me fa molto piacere. Detto questo, io sono nel mio studio a lavorare. Noi abbiamo sentito poco fa il sindaco di Capannori, Luca Menesini, che si è detto disposto al 100% a firmare un appello in suo favore se questo dovesse essere necessario.
Quindi un sindaco dalla sua parte ce l'ha già, a parte penso che se lo immaginasse. Anzi, a proposito, come sta andando da sindaco, da primo cittadino, secondo lei, Luca Menesini? Ma Luca sta facendo bene, credo che sia partito con la sua flemma, quindi credo che darà grandi soddisfazioni a Capannori. Ci saranno altri 10 anni straordinari, ne sono assolutamente sicuro, sotto la guida di Luca, perché il lavoro fatto non è un lavoro di uno solo, ma è un lavoro di un'intera comunità. E quindi, apprezzo molto le sollecitazioni, le indicazioni di Luca Menesini, perché il lavoro di squadra paga sempre. In questo momento però, ripeto, io sono molto concentrato sulla mia professione, che faccio con grande passione. Senta, l'ultima domanda, l'altro nome che circola in queste ore è quello di Stefano Baccelli, si sono già espressi in suo favore 6 sindaci e il segretario lucchese del PD Francesco Bambini. Secondo lei è una personalità che potrebbe rappresentare Lucca, la Piana e la provincia in consiglio regionale? Ma il presidente della provincia ha un incarico di presidente della provincia, se non vado errato, fino al 2016, per cui io non so se intende lasciarlo anticipatamente per candidarsi in regione. Questo lo dovete chiedere a lui, non certamente a me. Quindi, ecco, come dire, no, parlo per me, non parlo per gli altri. Va bene, grazie all'ex sindaco di Capannori Giorgio Del Ghingaro, che è stato in collegamento con noi in diretta, grazie ancora. E ovviamente continueremo a seguire le vicende delle candidature vere o presunte per le prossime elezioni regionali. Adesso voltiamo pagina e torniamo a Lucca e andiamo a vedere queste immagini che abbiamo girato oggi, nella giornata di oggi, perché sono già iniziati all'ex campo Balilla, sotto le mura urbane, i lavori per la realizzazione dello spazio che ospiterà le strutture di Lucca Comics e Games 2014. La 4 giorni dedicata a giochi e fumetti quest'anno si terrà dal 30 ottobre al 2 novembre. Le ruspe sono al lavoro per realizzare il piano di appoggio della struttura che ospiterà il padiglione dedicato ai giochi. C'è stato anche un sopralluogo dell'amministratore unico di Lucca Comics e Game, Francesco Caredio, accompagnato dal consigliere dell'Opera delle Mura, Giuseppe Lunardini. Come già realizzato negli ultimi anni, a tutela del piano erboso sia dei pini, vengono presi precisi accorgimenti. In particolare, l'azienda appaltatrice stende un telo di tessuto non tessuto sul piano per poi ricoprirlo di pietrisco, e l'avete visto anche dalle immagini. In questo modo si prepara una pavimentazione adatta al padiglione senza impattare direttamente sul piano del suolo. E domani inizia al Centro Congressi Principe di Piemonte di Viareggio il Festival della Salute. Tra gli ospiti della prima giornata il ministro alla salute Beatrice Lorenzin, l'ex calciatore e adesso allenatore Roberto Mancini, l'attore Gene Gnocchi e il giornalista sportivo Ivan Zazzaroni. L'inizio del festival con la presenza del ministro è previsto per domani mattina. E adesso parliamo di un problema che si appresta ad affrontare la città di Viareggio, ovvero la chiusura del passaggio a livello di via Comparini. Ce ne parla Roy Lepore. Da ottobre le Ferrovie dello Stato chiuderanno con un muro il passaggio a livello in via dei Comparini a Viareggio, e questa decisione ha provocato proteste nei residenti, specialmente dei quartieri di Bicchio, Cotone e in parte del Varignano, perché il progetto iniziale prevedeva un sottopasso da favorire almeno pedoni e i mezzi a 2 ruote. Invece in questo modo i quartieri verrebbero isolati, con la darsa nel campo ex d'aviazione. Per raggiungere, infatti, d'ora in poi sarà possibile utilizzare solo il cavalcavia Arcobaleno a Torre del Lago o il nuovo cavalcaferrovia di una parte dell'asse di penetrazione sull'Aurelia inaugurato da poco. Anche l'ASCOM si è aggiunta alle proteste e la definisce un atto inaccettabile per la vita e l'economia di tutta la zona interessata. Senza i necessari sottopassi, l'ordinanza del sindaco Leonardo Betti, con la quale viene disposta la chiusura del passaggio a livello, determina una grave perdita per tutta l'area, dicono, sia per la mobilità dei cittadini, specie quelli
quella ciclopedonale che per le attività economiche del luogo, già alle prese con la viabilità della zona artigianale del cotone varignano, che si troveranno ancora più marginalizzate fuori dal giro. Il Comune nei progetti futuri alla realizzazione di piste ciclopedonali che colleghino i quartieri di Bicchio e Varignano con il centro città, costeggiando la stazione, ma questo è un progetto a lungo termine. E adesso una notizia per gli appassionati di musica: Fiorella Mannoia torna in concerto a Lucca, si esibirà il prossimo 3 dicembre al Teatro del Giglio alle ore 21 nell'ambito del Winter Festival. E adesso parliamo di cibo, di che cosa mangiamo, perché a Seravezza, a Palazzo Medicio, è stato presentato il nuovo libro di Fabrizio Dio l'aiuti. Come distinguere i cibi di qualità sani e convenienti? Quali sono gli alimenti che curano? Come evitare le trappole del marketing? Le risposte a queste e a molte altre domande rappresentano il contenuto di Alla scoperta del cibo, sai cosa mangi, scritto dal volto di Noi TV, Fabrizio Dio l'aiuti. Nel volume presentato a Palazzo Mediceo, l'autore ci accompagna in un viaggio affascinante e sorprendente che si snoda dalle carni ai crostacei, dai supercibi ai germogli, dai cereali alla frutta, dalle alghe fino agli insetti. Sicuramente un libro che servirà a tantissime persone per scoprire il cibo, per capire cosa mangiare, per evitare le trappole che possono creare le industrie alimentari e qualche cattivo produttore. Veramente un bellissimo lavoro, come dice Beppe Pigazzi nella prefazione, andrebbe letto nelle scuole. Dio l'aiuti, ospite di Giulio Del Fiorentino a Buongiorno con noi, ha svelato moltissime curiosità, informazioni dritte e qualche notizia inquietante. Una lettura che cambierà per sempre il modo di vedere il cibo e di gustarlo. Prima di chiudere, due annunci. Il primo riguarda Viareggio. Domani sera alle ore 21:15 nella sala di rappresentanza del Comune si terrà un'assemblea generale pubblica al quale interverranno il vice sindaco Romanini e alcuni tecnici del Comune per discutere sulla viabilità e mobilità riguardante il quartiere sotto il cavalcavia Barzacchi, via Sauro e dintorni. Ovviamente è invitata la cittadinanza. Il secondo annuncio invece riguarda direttamente la nostra emittente. Martedì prossimo alle ore 21:30 va in onda su Noi TV il talk show dal titolo Il mondo in tasca, le nuove frontiere dei big data, nell'ambito della 14ª conferenza europea sui sistemi complessi organizzata dall'Istituto di Alti Studi MIT Lucca e dalla Complex Systems Society, con oltre 700 ospiti accreditati da tutto il mondo. L'evento è stato ospitato dalla Chiesa di San Francesco e presentato, la vedete nelle immagini, dalla giornalista RAI Monica Maggioni e dalla sua collega RAI Barbara Carfagna e dall'editorialista della Stampa Gianni Riotta. Sul palco alcuni dei partecipanti alla conferenza per illustrare al pubblico come lo studio dei sistemi complessi possa investire i più disparati campi di ricerca, dal web all'economia, dalle scienze del linguaggio ai sistemi sociali della pianificazione urbana. Quindi vi ricordo l'appuntamento martedì sera alle ore 21:30 su Noi TV. È tutto per questa prima parte del TG, adesso la pubblicità e subito dopo torniamo con lo sport.